precedente diventa tutta un'altra storia, anche se in realtà la tua squadra non è ancora al 100%. Diventa tutta un'altra storia e sono curioso di vedere l'aspetto caratteriale, no? Motivazionale se vogliamo, perché comunque giocare qua, chiaramente in un'atmosfera diversa, sicuramente farà muovere le gambe un pochino di più. Poi è chiaro che la condizione è quella che è, quindi avremo delle pause nell'arco della partita, mi auguro non sia così, ma d'altronde i carichi di lavoro e il momento dicono questo. Chiaramente l'impegno è molto serioso in questo, quindi è una partita molto impegnativa, perché ho visto la Pro Patria e è una squadra tosta che è ben organizzata, quindi è un bel test per tutte le situazioni che si possono creare, quindi partita ufficiale, avversario importante e giochiamo qua, quindi non è un aspetto da sottovalutare, quindi se da una parte magari ci sarà qualcosa che può venire meno, l'aspetto motivazionale e atmosferico sicuramente sarà benzina per noi. Dal punto di vista fisico, hai più o meno tutte le posizioni oppure? Non ci saranno Baldanzeddu, Ciulina, per problemi muscolari e Porcari NT per squalifica. Poi vabbè, a memoria vabbè, gli altri sono a disposizione. Già pensato allo schieramento? Sì. Come sì, diciamo che più o meno la squadra sarà quella che nelle ultime partite ha affrontato. Sì, vediamo, dai. Diciamo che gli stessi elementi ti possono portare a far giocare in entrambi i sistemi di gioco. Non è che il rischio della partita di domani, considerando il pubblico, considerando l'attesa di quella poi successiva, non c'è questo rischio, vero? Ma io credo di no. Vabbè, adesso purtroppo ne parliamo, ma io ai ragazzi non ho parlato di questo. Io ho parlato di una partita molto, ma molto impegnativa, perché ho visto i filmati di Paganese Pro Patria. Questa sera la guarderemo insieme, quindi mi piace pensare una partita per volta. Non credo sia giusto, a parte che anche se dovessimo pensare a quella successiva, potrebbe anche essere un incentivo a affrontare quella di domani sera e non il rischio di sottovalutarla, proprio per quello che stavo appena dicendo. Giocando qua, davanti al nostro pubblico, la prima partita così importante, chiunque avremo di fronte, aspettando una partita dopo, il pensiero non andrà là. Vedremo quindi da domenica cosa succederà. Con l'arrivo di Borghese la difesa ormai è posta? Sì, penso di sì. Adesso vediamo di valutare bene, però credo che 90% siamo a posto, che poi possa rimanere il 90%, sicuramente ci sono i doppi ruoli e questo è quello che si cercava di fare, e in questo momento i doppi ruoli ci sono. Chiaro che ci sono dei giovani, se manca tipo domani sera mancherà Baldanzeddu, non essendoci Madonna si rischierebbe di far giocare uno fuori ruolo, cosa che è successo in precampionato, facendo giocare Lollo o mettendo qualcun altro così in estremis e in maniera forzata. Allora lì bisognerebbe avere tre per ogni ruolo e non mi sembra il caso. Chiaramente se ci fossero dei giocatori duttili, quindi, però parliamo di situazioni estreme. Sì, sì, Madonna, sì. No, stavo ipotizzando nel caso in cui non ci fosse. Ecco, il problema
europeo, per modo di dire, che alcuni allenatori erano considerati in un modo, altri in un altro, il sintetico del picco, no? Secondo te può diventare un punto di forza o no? Diventerà, lo deve diventare, per forza. Questo c'è e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Adesso stiamo cercando, chiaramente insieme a chi lo mantiene, di trovare delle soluzioni idonee a quelle che sono poi e che potranno diventare le nostre caratteristiche, caratteristiche non soltanto tecniche, non soltanto tattiche, ma anche di atmosfera. Quindi portare questo stadio, il manto erboso, pur sintetico che sia, dalla nostra parte. Quindi proprio per questo motivo abbiamo nelle prime 4-5 partite, da qua arrivare alla quarta di campionato che andremo a Crotone, tutte partite sul sintetico. Quindi ci alleneremo sempre qui, troveremo delle soluzioni, o bagnarlo prima o bagnarlo molto più tempo prima, però abbiamo visto anche oggi che quando esce il sole si asciuga e diventa un altro campo. Quindi invece di essere veloce diventa lento, il rimbalzo è diverso, anche il cambio di direzione col piede d'appoggio è nettamente diverso e quindi è chiaro che si sta facendo qualcosa di importante, che è quello della manutenzione, quindi pettinarlo a ogni fine allenamento in modo da renderlo regolare e costante, in modo da non avere la sorpresa a ogni partita una situazione diversa o ogni allenamento una situazione diversa. Hai parlato solo dell'allenamento, mi hanno detto che farai diversi allenamenti a Porte Chiuse. No. Quasi? No, credo canonici allenamenti, quindi i primi 4 liberi al pubblico, gli ultimi 2 a Porte Chiuse. Giovedì a Porte Chiuse, la rifinitura del venerdì mattina a Porte Chiuse. Sì. Perché se preferisci le Porte Chiuse? Ma perché credo che sia importante non dare un vantaggio agli avversari. Io non so chi viene a vedere, magari fossero soltanto spezzini e tifosi dello Spezia. Io, come magari altri tecnici, posso avere degli amici, non so, in qualche altra città e mandare alla rifinitura o alla vigilia della rifinitura degli amici a vedere o osservatori a vedere degli allenamenti, solo ed esclusivamente per questo motivo. Io mi auguro e spero che la piazza, non so come succedeva in precedenza, però credo che sia legittimo da parte nostra. E mi auguro che la gente di La Spezia capisca questo, che è un modo di lavorare assolutamente. Io la squadra la voglio far vedere, però sinceramente non so chi viene al... Sì, sono al... perché Cagni, il tuo collega, alla fine non aveva problemi, ha sempre tenuto tutte le porte aperte. Lo so, però io se devo preparare, allora non ci si inventa niente nel calcio, nel senso... No, però se devo preparare una palla inattiva, una punizione, credo che nel calcio di oggi, magari, non so, mettiamo il caso che qui a Spezia arrivino squadre che si chiudono dietro e siamo al 90esimo 0-0 e quella palla inattiva ti possa portare qualcosa. Non vedo perché non debba essere una sorpresa per gli avversari. Quindi, non lo so. No. No. Ma non hai fatto farli provare? Sì. No. Ah, non hai proprio di provare. No. Domani mattina abbiamo l'ultimo allenamento. Sarà una sorpresa. No, sorprese no, sorprese non ce ne devono essere. Non lo dico, lo so, ma non lo dico. Anche questo. No, allora io non ripeto, non mi invento nulla. Però mi sembra anche giusto non dare un vantaggio. Sì, ma se poi diventerà quello regolare, che vuol dire che ha sempre rigore. Vabbè, per adesso non lo è. Okay, quindi. Okay.